Thank you.
Buongiorno e benvenuti in questo nuovo giorno. Come avete visto, noi abbiamo già fatto un sacco di lavori. Adesso finalmente sto facendo colazione e sto mangiando questo mix di cereali, frutti rossi senza glutine, con il latte. E questa sarà la mia colazione. Allora, abbiamo finito di pranzare, volevo farvi vedere, cioè darvi la recensione su questa piada croc che avevamo trovato nella degusta box. È della marca Casa della Piada, è con patate e fagioli, farina tipo 2, di grano tenero, sale marino integrale, biologica, è veramente buonissima. Anche così, senza niente tipo cracker, così tipo stuzzichino, è veramente molto molto buona. Noi l'abbiamo stuzzicata oggi mentre aspettavamo che il pranzo fosse pronto ed è veramente buona. Ve la consiglio se la trovate, io non l'ho mai vista, però se ve la trovate vi consiglio di assaggiarla perché è veramente molto molto buona. Adesso vado a sparecchiare, a fare la lavastoviglie e poi devo iniziare a fare la lista della spesa e il menù settimanale per la settimana quella che verrà. Cerco di rimettermi in carreggiata perché poi quando c'è la scuola e tutto ho bisogno di essere un po' più organizzata. Ho finito di preparare il menù. In realtà era già fatto, l'avevo fatto, poi non avevo segnato la spesa, ho aggiunto solamente il lunedì e questa parte del martedì e poi il resto era già tutto scritto, l'avevo già preparato, poi iniziando l'estate così cosa non l'avevo poi più messo in atto. Quelli scritti in rosso e in verde saranno i pranzi di Maurizio, mentre invece in blu le cene, mentre invece in blu sono i nostri, quindi pranzo nostro e cena nostra
pranzo di Maurizio, vabbè, la cena di Maurizio, che poi in realtà è uguale alla nostra, però era per avere un'idea precisa. Come vedete, hamburger vegetali, perché comunque io tornerò a mangiare le mie cose vegetariane, con cui stavo benissimo e non mi mancava assolutamente la carne. L'ho mangiata un po' in quest'ultimo periodo, ma perché, come avete visto, prendendo la roba al 50%, se trovavo dei miei hamburger li mangiavo, altrimenti no. E quindi qualche volta ho mangiato la carne, ma come vi dicevo, non era una cosa restrittiva, o se mi capitava di mangiarla, la mangiavo. Solo che voglio tornare a questo, in modo che se dovesse capitare di tutta una settimana di mangiarlo una volta, qualcosa che sia di carne, non per forza la fettina, va bene. Tutti i giorni proprio non ce la posso fare. E qui c'è la lista della spesa, quella che ho segnato qua sopra. Vedete la verdura, andrò a prendere qualche cosa che ho segnato generale, non ho ancora segnato preciso, ma vado a guardare le offerte che ci sono e tutto, per tre pasti al supermercato, perché andrò a fare la spesa o sabato o domenica, quindi per arrivare fino a martedì prenderò la verdura per tre pasti. Devo vedere anche quello che mi avanza arrivando a domenica di quello che ho in casa. Se non mi avanza niente, prenderò per tre pasti. Se mi avanza qualche cosa, i pasti ovviamente qui diminuiranno. Poi martedì andrò al mercato a prendere la verdura e la prenderò fino a venerdì. E poi venerdì andrò di nuovo al mercato e la prenderemo fino a domenica, tanto poi, come vi dicevo, andando poi all'euro, cioè a fare la spesa nel fine settimana, di nuovo prendo la verdura per arrivare fino al martedì. Quindi io e Pia avremo poi un appuntamento fisso che sarà qua, mi si è rotta un'unghia, e sarà andare al mercato il martedì e il venerdì. Tanto devo uscire per portare Gabriele a scuola, quindi andiamo direttamente giù, prendiamo la verdura e poi veniamo su. Questo è il menù, questa è la lista della spesa. Il menù sarà molto semplice, ma più che altro perché ce l'avevo già scritto. E quindi ho detto utilizziamo questo. Poi dal prossimo vorrei fare cose molto semplici in settimana e andare invece a preparare qualche cosa di un po' più particolare, che magari vi faccio vedere anche la ricetta, la domenica, compreso il dolce da mangiare dopo pranzo. E quest'idea non è che mi è uscita così dalla testa, ma guardando i vecchi video di Lucrezia, di Una vita semplice, vedere che comunque la domenica preparava cose un po' più particolari, mi ha fatto tornare questa voglia di fare anche io così. Anche io facevo così prima, la domenica pranzo facevo un piatto magari un po' più particolare, come possono essere le lasagne, queste cose qui, e poi fare un dolcino da mangiare dopo. Quindi, ecco, mi sto organizzando, mi sto andando verso questa strada. Comunque adesso stoppo, cioè vi giro, che ho già parlato tantissimo, perché vorrei dirvi una cosa. Allora, come vi dicevo, vi ho girato perché purtroppo ho sentito una notizia brutta. Ora non so se voi lo conoscete. Praticamente ho letto la notizia oggi, anzi, in realtà l'ha letta Giorgia. Sono andata poi a cercare perché prima comunque anche di dire qualcosa, beh, cerco un attimino di capire se è vero oppure no. In pratica è morto uno youtuber. Era abbastanza famoso, però non so se tutti quanti lo conoscono. Si chiama Il nome del canale era YouTube anche io. E il nome del ragazzo invece è Omar. E noi l'avevamo conosciuto grazie a un video di Thomas Hungry, perché in un video che ha fatto mangiava le Kinder fette al latte, il polletto rinforzante, come faceva Omar in un video che ha fatto lui, e diciamo lo prendeva in giro, no?
dicendo le stesse cose che diceva lui, più o meno. Ed era comunque una persona, noi poi siamo andati a vedere qualche suo video, anche questo qua proprio in questione, per cercare anche di capire perché Thomas Hungry diceva certe cose. Era comunque una persona molto tranquilla, cioè i suoi video erano molto tranquilli, non faceva cose stratosferiche a livello fisico, di forza, cose così, semplicemente si metteva davanti alla videocamera e mentre mangiava, cose ovviamente non normali, anche la cosa delle Kinder fettalate, ne aveva mangiato una quantità pazzesca, in più anche questo polletto rinforzante. E praticamente era stato comunque, era comunque una persona tranquilla, pacata, anche intelligente. E quindi ci era piaciuto e avevamo guardato qualche video così anche per capire, però erano più o meno tutti uguali, quindi poi alla fine, a meno che non ti piace proprio la persona, il personaggio, non è che sei sempre lì che lo guardi. Ma questo non toglie il fatto che morire a 42 anni è veramente una cosa tragica, soprattutto così, perché da quello che ho letto era in una clinica perché era stato operato a un ginocchio e praticamente gli è venuto un infarto. Quindi veramente ci sono rimasta scioccata, veramente, perché non perché lo conoscevo personalmente, però avevo visto il suo canale, questa persona, e quindi mi ha lasciato proprio un po' così, un po', no? E mi dispiace veramente tanto perché comunque sono sempre cose, quelle cose un po' che ti lasciano un po' così, no? Perplesso e anche un po' amareggiato perché era veramente giovane, però come so benissimo io e magari anche qualcuno di voi, purtroppo queste cose qui quando vengono non lasciano, cioè non sempre, però ci sono delle volte in cui vengono e non lasciano scampo, quindi purtroppo è andata così, mi dispiace e niente, ho detto va bene, parlo, sapete che non mi piace tanto parlare delle cose che succedono su altri canali o di altri YouTuber, però questa cosa qui mi sembrava, io non so se voi lo conoscevate, però mi sembrava carino comunque ricordarlo. Ricordarlo anche insieme a voi perché comunque è una cosa, se ci sia una cosa brutta, e quindi mi dispiace. E adesso vado a sistemare qui e intanto vado avanti a guardare e sto guardando Orange is the New Black. L'avevo già cominciato, poi l'avevo mollato, adesso sto andando avanti a vederlo, sono alla seconda stagione. Diciamo che mi è piaciuto di più vis-à-vis. Su questo genere qua, un po' di carceri femminili, mi è piaciuto di più l'altro, questo non mi piace tantissimo. È incentrato, cioè non è che è incentrato, non è incentrato su quello, ma un argomento di cui parlano e riparlano e riparlano è il sesso, e poco invece far vedere proprio quello che succede magari nelle carceri femminili e tutto quanto. Cioè va bene, capisco che sicuramente succede anche quello perché lo capisco, però è che stress, sembra che fanno non è che hanno molto altro da fare, però sembra che fanno solo quello. Vabbè, comunque niente. E quindi adesso vado a fare questo. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Perché mi va? Dai! Dai! Allora, mi vedete dalla macchina perché, come avrete visto, stamattina ho portato Giorgia a fare il vaccino. Ho iniziato questa parte finale per salutarvi perché così il video si conclude praticamente col venerdì mattina e ci riaggiorniamo poi lunedì con gli altri giorni.
Praticamente volevo dirvi che una delle novità, una cosa di cui vi volevo parlare, una delle sorprese che vi avevo detto è che da settembre ricominceranno le live il sabato sera. Spero di fare cosa gradita, ovviamente. So che a voi mancano tanto, mancano tanto anche a me. Adesso magari vediamo se alternarle, quindi un sabato sì e un sabato no. Fatemelo sapere sotto nei commenti se per voi va bene fare un sabato sì e un sabato no. Quindi inizieremo col primo sabato di settembre sì, poi faremo il secondo no e poi il terzo sì e così via. Fatemi sapere cosa ne pensate. Cioè, se può essere una cosa che vi fa piacere. E niente, io adesso aspetto Giorgia che è andata a prendere la merenda, la colazione. I bambini sono a casa con il nostro vicino. Non li ho portati tutti perché ho portato lei a fare il vaccino, quindi ho evitato. Sono anche passata in discarica a buttare la roba. E niente, adesso io vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo lunedì con un nuovissimo video. Ciao!